Grazie a tutti per essere qui con noi oggi a condividere questo momento di gioia e di emozione. Diceva il sindaco pochi minuti fa, sono emozionato anch'io, forse perché parliamo di Cremona, che è il capoluogo della mia provincia, del mio territorio, e perché sto seguendo questi eventi da tanto tempo, da quando abbiamo iniziato a parlarne, ma ancora prima. Prima scorrevano le immagini dei violini, ecco, forse il simbolo per eccellenza, anzi senza il forse, di Cremona. Ricordo l'emozione dell'inaugurazione del Museo del Violino, che è andato crescendo, è andato facendosi conoscere sempre di più in questi anni, quindi l'ho legato anche a dei momenti importanti della mia esperienza da assessore regionale. Tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni per valorizzare non solo il Museo del Violino, ma la liuteria con la tappa a Parigi, per omaggiare il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità del saper fare liutario, tutta una serie di iniziative che hanno avuto un filo conduttore, non sono state iniziative a sé, ma legate da una volontà forte che abbiamo condiviso di valorizzare le eccellenze dei nostri territori. Col Presidente Maroni ricordo che fin dall'inizio del mandato ci siamo dati questo ambizioso obiettivo di far conoscere sempre di più le bellezze dei nostri territori. La Lombardia ormai si sta affermando anche come regione motore culturale, non solo motore economico, quale è sempre stato ed è tuttora riconosciuto in ambito internazionale, quindi qualcosa si muove. Cremona, devo dire che ha dato grandi soddisfazioni anche nell'ultimo anno, visto i numeri dell'incremento dei visitatori nei musei e nelle mostre. E se c'è qualche, diciamo, arretramento, non è dovuto sicuramente alle mancanze, ma ai problemi legati alla provincia. Questo va detto, perché comunque è un problema che riguarda tutti i territori. Ma abbiamo fatto tanto, tanto di bello, e questo 2017 si preannuncia davvero un anno importantissimo. Monteverdi per noi è un simbolo non solo cremonese, ma che unisce più territori, come poi immagino ci spiegherà meglio il sindaco Galimberti, che collega Cremona a Mantova, collega Cremona con Venezia. Quindi anche questa messa a sistema di valorizzazioni dei nostri territori dà una marcia in più a un percorso che abbiamo iniziato anche con la crociera Monteverdi, che ha unito con la navigazione sul Po questi territori con le loro bellezze, i loro gioielli, dalla musica ma anche a livello culturale 360 gradi e turistico. Sarà un anno importantissimo, ricco di eventi. La musica ovviamente la farà da protagonista, ma ci saranno tanti eventi importanti per la città e per tutto il territorio: rassegne, masterclass, mostre molto importanti. E quindi, come diceva Luca Checola poc'anzi, si potrà dire ormai Cremona capitale della musica a tutti gli effetti. Questo era l'obiettivo che volevamo raggiungere, e sono sicura che sarà raggiunto, perché ci sono tutte le condizioni e tutti gli elementi per che sia così, e poi Cremona se lo merita davvero. Io da ultimo poi lascio la parola al sindaco, che ci spiegherà meglio nel dettaglio tutte le iniziative, o le principali iniziative, perché sono talmente tante che dovremmo rimanere qui tutta la giornata, ma le scopriremo poi man mano. Volevo davvero ringraziare Gianluca Galimberti per la collaborazione che abbiamo instaurato in questi anni, e anche per come ha tenuto coinvolta quotidianamente la Regione, me in particolare, nella programmazione di questi 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi. Quindi un rapporto costante, non è un ringraziamento scontato, e non è che sia sempre così. Non tutti i comuni coinvolgono così tanto la Regione, l'assessore alla cultura, quindi va dato atto, e te lo volevo proprio dire personalmente. Grazie, perché abbiamo fatto e faremo ancora un bel lavoro insieme. Quindi vi aspettiamo tutti a Cremona, ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta di eventi a cui partecipare dal 7 di aprile, se non ricordo male, in poi. Quindi Cremona sotto i riflettori, non solo a livello lombardo nazionale, ma anche a livello internazionale, grazie anche a tutta una serie di collaborazioni che ci siamo costruiti in questi anni. Grazie a tutti, e ripasso la parola al moderatore, così. Noi siamo molto impegnati su questo,
Quest'anno parteciperò per la seconda volta alla crociera all'inizio di giugno e già ci siamo per chiudere in bellezza questo intervento e lasciare spazio alla musica e chiudere in bellezza anche l'anno del turismo che la Regione Lombardia ha lanciato il 29 maggio dell'anno prossimo. Io direi che potremmo fare proprio a Cremona la festa della Lombardia il 29 maggio con i premi Rosa Comuna per celebrare degnamente Cremona e celebrare degnamente l'anno del turismo in Lombardia. Se sei d'accordo, Sindaco, siccome il 29 maggio però è un lunedì, ho controllato adesso sul calendario, facciamo sabato, domenica 27, 28 e 29, una 3 giorni di Cremona per celebrare degnamente Monteverdi e la città e il nostro territorio. Grazie.